Salve a tutti. Dal 16 al 24 luglio sarà possibile presentare la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi LGPS. Chi infatti conseguirà il titolo di abilitazione all'insegnamento o il titolo di specializzazione su sostegno entro il 31 luglio prossimo potrà richiedere di essere inserito nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS. In particolare la previsione è indirizzata a coloro i quali non sono mai stati inseriti nelle GPS che conseguiranno il titolo di abilitazione o di sostegno entro il 31 luglio, i quali potranno quindi presentare domanda di inserimento in GPS scegliendo la provincia e indicando le 20 istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di seconda fascia di istituto verranno inseriti. Potranno anche presentare domanda coloro i quali sono già inseriti nelle GPS di seconda fascia, ma conseguiranno entro il 31 luglio il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione e nel qual caso verranno inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS. Potranno presentare la domanda anche coloro i quali sono inseriti in GPS solo per alcune classi di concorso o tipologie di posto, ma conseguono il titolo di abilitazione per altre classi di concorso per le quali non sono ancora inseriti. In questo caso potranno presentare domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi indicando anche le 20 scuole nelle cui graduatorie di istituto verranno inseriti nella medesima provincia, nelle cui GPS risultano già inseriti. Si tratta di un'occasione importante, tenuto conto che il decreto legge Sostegni bis prevede la possibilità per il prossimo anno scolastico di reclutamento a tempo indeterminato anche dalla prima fascia delle GPS per coloro i quali hanno maturato un requisito di servizio di almeno 3 anni negli ultimi 10 anni, oltre quello in corso. Nei prossimi giorni potrebbero essere introdotte però novità in ordine ai requisiti richiesti per l'immissione in ruolo da GPS. Si discute infatti sulla possibilità di togliere il requisito di servizio e di estendere addirittura alla seconda fascia la possibilità di reclutamento. Vedremo come uscirà il testo definitivo della legge di conversione dal Parlamento. Arrivederci a tutti e vi invito a seguire il sito La Tecnica della Scuola e i canali social per essere costantemente informati.